cosa, non li vedete? Duri, piccoli e buoni. Lasciamoli, questi li veniamo a raccogliere tra qualche giorno. Guarda che spicchio spettacolo di funghi. Questo è più grosso, lo prendiamo e lo portiamo con noi. Pleurotus erinci. Pulita e via. Belli belli, andiamo qui, guardiamo lì, questi li lasciamo, li veniamo a raccogliere fra qualche giorno. Ragazzi, questi si faranno belli grandi. Ok, ritrovamento, andiamo. Continuiamo il nostro giro. Questi giovanissimi Pleurotus mi hanno dato la carica oggi. Una volta qui abbiamo trovato una ceppa di Pleurotus bellissima. 10 gennaio se non sbaglio. Questo piccolissimo sentiero che sale, vediamo se siamo fortunati e troviamo qualche fungo. Siamo alla ricerca dei Pleurotus. Siamo alla loro ricerca. Qua ancora non conosco nessuna fungaia, certa, però confido nella fortuna. Thank you.
di vederlo, ma ragazzi, siamo stati premiati con un bel fungo. Questo è un bellissimo ritrovamento, ragazzi. Siamo stati finalmente premiati, le nostre ricerche sono state premiate. Guardate qui che bellissimo fungo. Non credo che siamo da solo, sono più di uno. Ok, mamma mia, questo sì che è un fungo, ragazzi, questo sì che è un fungo. Oggi 17 febbraio 2017, siamo alla ricerca dei funghi Pleurotus ed ecco qui cosa vi ho trovato in febbraio. Ragazzi, funghi di febbraio, guardate qui, grossi, sani, perfetti. Prendiamo questi giovani, un altro bellissimo carduncello, Pleurotus seringi, ce n'è un altro, lo prendiamo, ormai sono molli, o li prendiamo noi o vanno male. E ci siamo, bellissimi funghi, puliamo la zona. Sarebbe opportuno cercare, per ora vi lascio con questa immagine, ma eccolo qui, un piccolo Pleurotus, eccolo qui, lo possiamo raccogliere, siamo sopra la soglia minima e lo portiamo con noi. Selvatico, buonissimo dell'Etna, peccato che non potete sentire l'odore. È arrivato il momento di andare a casa. È arrivato il momento di andare a casa perché ci stanno aspettando, sono le 10:40, sono neanche molto lontano. Altro ritrovamento, però attenzione perché questo, ragazzi, non è un Pleurotus. Aveva rilasciato tutte le sue spore, si vede qui sulle foglie.
questo bianco sono le spore del fungo, gli servono alla riproduzione. Continuiamo la nostra passeggiata, che questa zona ancora stamattina non l'abbiamo esplorata. Ci sono dei funghetti che ci aspettano, magari un ritrovamento come quello di prima, bello grosso, bellissimo pleurotus di 300 grammi, eh? Arriva la primavera, eh? In quest'inverno non abbiamo incontrato molti animali in giro, a parte quelli addomesticati, le mucche e le pecore. Oggi sto vedendo qualche lucertola rispetto agli altri giorni. Sicuramente il caldo si fa sentire e le lucertole cominciano ad approfittarne, crogiolandosi al sole. Passo di qua, passo di là, sempre con l'occhio puntato a terra alla ricerca di funghi. E nulla, mi sa che per oggi mi posso arrendere. Siamo fuori da questa macchia di ferule morte. Altro finocchio selvatico. Anche nell'altra sponda ho ritrovato funghi nel passato. Qui qualcosa di interessante. C'è come un buco. Veramente interessante qui. L'acqua scorre, sembra ingrottata naturalmente, forse lì ragazzi c'è una grotta vulcanica da dove esce quest'acqua e niente, magari passa sì questi terreni argillosi, riesce a evoderli perché ne incontra veramente pochi, o comunque quello è il livello della falda superficiale, l'abbiamo visto, in quel momento stava venendo in affioramento e nulla, stava venendo in affioramento e quella era la falda appunto che noi vedevamo.
comunque concentratissimo qui a cercare funghi. Mi sto per portare lì dove ho ritrovato i funghi, ma non li vedo più. E sono uno e due piccolino, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, e c'era anche un quinto. Vi voglio lasciare con questa splendida immagine dei Pleurotus. Qui ne abbiamo un altro in diretta, ma questo lo prendiamo perché è piccolino al punto giusto. Ok, voglio lasciare con questa immagine di questi bellissimi Pleurotus e ritorneremo fra qualche giorno a prenderlo. Ciao!